Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Con oggi ricominciano ufficialmente i video su FIFA 23 e in particolar modo partiamo dalle basi, visto che andiamo a guardare oggi le impostazioni del controller che hanno subito quest'anno una serie di modifiche su alcune voci e in particolare il gioco ha aggiunto dei consigli che potrebbero portarvi fuori strada su alcune scelte che in realtà vanno prese in maniera diametralmente opposta a quello che vi si dice. In più, oltre a questo, andiamo a guardare come disattivare lo zoom del power shot che ad alcuni di voi mi avete detto dà fastidio e poi andiamo anche a vedere come disattivare il crossplay, visto che mi avete detto sempre in live che andando a giocare contro player da PS a Xbox o PC e viceversa, alle volte vi lagga le partite e quindi lo volevate disattivare ma non trovavate dove. Mettiamoci comodi e andiamo a vedere prima le impostazioni insieme. All'interno della schermata delle impostazioni controller, la prima voce che troviamo è configurazione competitiva, che è possibile attivare e disattivare, ma io vi ricordo che in tutte le modalità online di FIFA Ultimate Team, per cui parliamo di Rivals, Draft e Weekend League, è obbligatorio utilizzarla, sì, non si può in alcun modo disattivare. Quindi, per quanto riguarda tutte le impostazioni collegate ad essa, ovvero il dribbling agile contestuale, i rinvii automatici, il passaggio elegante automatico, i tiri automatici, i colpi di testa assistiti, l'affronta e la difesa, dovremo fare quello che il gioco ci obbliga a fare. Quindi se vogliamo fare il dribbling agile contestuale premiamo l'apposito tasto, i rinvii dobbiamo essere bravi noi a spazzare la palla, i passaggi, i colpi di tacco non li farà in automatico ma dovremo schiacciare noi l'L2, i tiri automatici anche lì non accadranno ma dovremo essere noi bravi a premere sulle palle vaganti per calciare in porta, i colpi di testa sono manuali, l'affronta, quindi il temporeggiare in difesa con l'L2 è manuale e bisogna essere molto attenti a dosare il tasto della corsa, e la difesa ovviamente la tattica perché la tradizionale ormai sono anni che non si può utilizzare. Veniamo invece a quelle che sono le impostazioni che è possibile cambiare. Allora, la prima è l'aiuto passaggio filtrante. Io utilizzo semi perché andando ad utilizzare semi noi avremo, come ci dice il gioco, un piccolo aiuto per la direzione e sulla potenza, mentre per quanto riguarda il resto tutto dipenderà da quanto manteniamo noi triangolo e da dove puntiamo noi con l'analogico per indirizzare il passaggio. Quindi se invece andassimo a mettere manuale il passaggio sarebbe troppo difficile da gestire e quindi io vado a utilizzare semi. Sul trainer ovviamente nascondi perché non vogliamo vedere tutte quelle linee per terra che ci manderebbero al manicomio. Finalizzazione a tempo chiaramente sì, ovvero il timed finishing, il tiro che si può fare schiacciando due volte il tasto della conclusione per avere un boost di potenza e precisione. Il gioco qui vedete nella descrizione vi dice non consigliato, assolutamente invece il timed finishing è consigliatissimo perché è un ottimo modo per cercare di dare un boost alle nostre conclusioni, avere una maggiore chance di poter segnare. Indicatore cambio prossimo giocatore io utilizzo sì perché è il secondo indicatore sul giocatore che non stiamo controllando in fase di difesa e che qualora andiamo a schiacciare L1 ci va a selezionare, quindi è molto comodo proprio per quello che è lo switch con l'L1, mentre vi ricordo che poi sullo switch con i giocatori più lontani invece utilizziamo la levetta analogica a destra. Aiuto intercettazioni passaggi ovviamente sì, in maniera tale che appunto abbiamo un boost e un aiuto da parte della CPU per bloccare i passaggi soprattutto a centrocampo. Cambio automatico, utilizzo palle alte e vaganti. Questo però è ancora in fase di test perché l'anno scorso io utilizzavo solo sulle palle vaganti, perché visto che si gioca tanto con i lanci lunghi, anche su questo FIFA 23, alle volte capita che su palle alte vi va a switchare anche quando non volete. Quindi io ho rimesso quest'anno anche palle alte e vaganti, però se la cosa mi dà fastidio e vi dà fastidio, tenete presente che palle vaganti può essere un'opzione perché vi andrà a switchare in automatico solo quando la palla sarà contesa e non sarà in possesso dell'avversario. Aiuto cambio movimento automatico, quest'anno utilizzo nessuno. Cosa significa questa voce? Significa che nel momento in cui voi andate a switchare il giocatore, quello che voi andate a deselezionare rimane fermo. Invece, quando utilizzate limitato o elevato, come vi consiglia addirittura il gioco, il giocatore che voi andate a deselezionare continuerà a muoversi nella direzione in cui voi stavate andando. E io non ve lo consiglio perché quest'anno bisogna essere molto bravi a difendere manualmente, molto precisi, e anche magari spostare il giocatore di qualche centimetro può farvi andare fuori tempo e quindi portarvi poi a prendere gol e delle grosse imbucate.
Aiuto rinvio utilizzo direzionale, il gioco qui vi consiglia Classico, che tra l'altro è introdotto quest'anno, e vi dice che in questo caso la direzione e la potenza del rinvio saranno completamente assistiti e non terranno conto della direzione impartita sul controller, che mi sembra una follia, perché se io voglio rilanciare la palla a destra il gioco può decidere di rilanciarla al centro e magari darla in una zona dove non ci sono nostri compagni, quindi assolutamente direzionale. Aggancia a giocatore sarebbe il famigerato player lock, che si fa con schiacciando i due analogici, quindi assolutamente sì, perché è una meccanica da sfruttare. Cambio icona utilizzo sì, mentre per quanto riguarda il cambio con la levetta destra, questa è una voce nuova e si distingue in classica, rotazione giocatore e adattivo. Assolutamente mettete classica, perché quando andate a switchare con rotazione giocatore adattivo è praticamente lo switch di PES. Tanti di voi non saranno abituati, io lo trovo anche un po' scomodo e soprattutto, non essendo implementato bene quest'anno, vi fa laggare le partite. Quindi assolutamente da mettere classico per risolvere il problema se avete lo switch che vi va a scatti, perché il gioco ve lo mette in automatico su adattivo. Il riferimento ovviamente del cambio deve essere in base al giocatore. Aiuto passaggi rasoterra utilizzo assistito, così come sull'aiuto tiro, sull'aiuto cross, ma non sull'aiuto passaggio alto, dove utilizzo semi in maniera tale che posso aiutare io il gioco a imprimere la giusta potenza per dare la palla al mio compagno. Stesso discorso per il passaggio filtrante alto, dove invece addirittura utilizzo manuale, che non mi si era salvato, perché è spesso una impostazione che il gioco tende a far fare un po' come gli pare. Se non andate a mettere manuale, vi aggancia sempre il giocatore sbagliato, quindi con manuale invece andate voi a impartire la giusta potenza e la giusta direzione e non dovreste avere problemi, soprattutto sui lanci lunghi che sono importantissimi. Aiuto parate ovviamente assistito, perché vogliamo che il portiere insomma faccia le sue cose in automatico. Scatto analogico no, perché altrimenti se schiacciate più forte il tasto della corsa, magari istintivamente perché avete una presa più forte sul pad, il giocatore si allunga la palla e assolutamente non lo vogliamo. Blocco ricevitore passaggio utilizzo tardi, quindi il giocatore che sta per ricevere il pallone si locca il più tardi possibile prima di riceverlo, in maniera tale che noi possiamo anche pensare di cambiare il ricevitore del pallone all'ultimo. Feedback vibrazioni utente avanzato, mentre l'effetto grilletto assolutamente no, perché altrimenti L2 ed R2 diventano mano a mano più duri quando i giocatori si stancano. Quindi questo per quanto riguarda le impostazioni controller. Per quanto riguarda invece la opzione di disattivare lo zoom del power shot, dovete andare su impostazioni di gioco e sulla voce visuale, scendendo in fondo, vedete che vi dirà zoom tiro potente sì oppure no. E qua c'è un dibattito che, essendo una meccanica nuova, è ancora in corso, perché ad alcuni dà fastidio il fatto che vada a restringere il campo visivo quando si sta facendo il power shot, ad altri invece risulta comodo, soprattutto quando devono difendere questa meccanica, perché si accorgono che l'avversario sta per tirare con un tiro potente perché vedono che si restringe l'inquadratura. Io sono di questa scuola di pensiero, quindi vado a utilizzare zoom tiro potente al momento ancora sì, perché non mi dà fastidio e riesco a capire quando intervenire e non lasciare spazio al mio avversario che vorrebbe punirmi con una conclusione di queste bordate alla distanza. Ultima cosa di cui vi voglio parlare, infine, è il matchmaking, visto che non tanti di voi hanno gradito questa cosa del crossplay, visto che vi capitano partite che speed laggano abbastanza, vi mostro come poterlo disattivare. Poi lo potete riattivare in qualsiasi momento se volete farvi delle amichevoli con gli amici, eccetera. Dovete fare dalla schermata di Ultimate Team doppio tap su R1 e andare su Club, da Club andare su Impostazioni e su Impostazioni avete la voce Impostazioni Matchmaking. Su Impostazioni Matchmaking schiacciate e avete due voci: Matchmaking località approssimativa, che significa che cercherà di matcharvi contro avversari che sono geograficamente localizzati vicino a voi in maniera tale da non avere grossi problemi di delay, e il crossplay potete appunto attivarlo o disattivarlo. Quindi se volete giocare contro utenti da PC, Xbox, o se siete da PC contro PS, eccetera, eccetera, vi basterà tenerlo attivato su sì. Se invece è una roba che vi dà fastidio, lo andate a disattivare e non avrete più problemi. Ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se già l'avevate toccate le impostazioni controller. Io vi spoilero che il prossimo video dovrebbe essere le migliori impostazioni telecamera per FIFA 23. Secondo me anche le più diffuse. Da settimana prossima invece inizieranno le tattiche e i primi tutorial sul gioco, visto che ovviamente mi ci sto cimentando e sto
sperimentando qualcosina di buono per voi. Non ve le voglio iniziare a dare le tattiche perché magari c'è qualcosa da limare e prima di buttarvele voglio esserne sicuro al 100%. Vi ricordo di iscrivervi, in descrizione trovate tutte le info, in particolare la piattaforma Viola dove seguirmi live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, Anzadone Ariberoschi. Ciao!